Giulia Valerio fa: cosa ne pensate di Nick Sack e delle sue creazioni? PS, state andando forte, continuate così. Io guarda, questa proprio ti... guarda, tua. Grazie per la... io qua non metto bocca. Allora, Nick Sack non lo conosco direttamente. Se ci stai guardando, Nick, sei nel posto giusto al momento giusto. Apprezzo la sua scelta aziendale di fare poche cose ma farle molto bene. Ha riempito un bel vuoto. I suoi lavori, io preferisco lasciare il mio fucile al nostro meccanico di fiducia, che poi lavora qua dentro. Mettiamola giù così. Poi non nego che sia un ottimo meccanico. Te la sei schivata davvero come un... vaffanbrodo, uno struzzo. Carne cruda click. Fuck Red, quando prendete in squadra un dop? Ce l'avevamo, poi ha cambiato squadra. Ciao bovino. Fuck di Joshua Tedeschi. Opinioni sulla KPA, mai provato? Lo proveresti? Ho preso la bomba, l'ho preso la linea ma non il fucile. No, l'ho provato. No, preferisco GBB piuttosto. Elettrico e poi GBB per sì. Fare il cazzo su. Antonio Rigo, fuck, ciao Red The War. Ciao. Se potreste cambiare qualcosa nel mondo software, cosa sarebbe? Mi salutate. Ciao di nuovo. La possibilità di, quando colpisci qualcuno, quello è colpito e lo possono capire tutti. Un po' come il Velox del... cioè il controllo dell'entrata di palla in porta per il calcio. Ci sta. Linda, sorprendentemente femminile. Fuck, ti svegli puntuale quando hai in programma un programma o qualcosa da fare? Sa fare di importante? E se sì, quante volte in una di queste occasioni sei arrivato in ritardo? PS, mi saluti, sei un grande, continua così. Ciao, allora, io sono una persona che non è mai in orario, ma non era mai in orario. Da quando sono arrivato a 21-22 anni ho cominciato a lavorarci e arrivo ancora in ritardo, però normalmente, cioè su una percentuale però mi sto arrampicando. Sono cosciente di questo. No, sono cosciente, cioè so di avere un problema. Adesso un 80% delle volte sono in orario. E tu non rispondi a questa? No, ho parlato con Red. Ah, giustamente. Quando ti svegli. Ah, hai ragione, giusto. Fuck di 99 di... cosa ne pensate delle granate nel software? Ficata atomica. Belle, ma no, non vorrei un campo in cui no. Tutti quanti ce le hanno e le usano. Vabbè, fremo, lì entriamo nel pay to win, raga, le granate costano, lanciarle costa, come se lanciaste 15 euro in mezzo al campo. Esatto, così, cioè, a cazzo. L'unica cosa è quella lì, è come giocare con un team di gente che ha dei Polestar da 60 palline al secondo che tirano 80 metri, cioè, sto a casa. Simone Ligorio. Fuck, perché nei vostri custom non si può fare direttamente la MC3? Ci vuole per forza la base di MC1 e MC2? Ti rispondo io che ho studiato. Allora, i nostri custom, a differenza di come può farli qualcun altro, sono progressivi e procedurali. Cioè, cosa vuol dire? Che tu non parti direttamente facendo un MC3. Devi fare MC1, MC2, MC3. Perché? Perché andiamo a modificare man mano dei componenti interni per portare il fucile a performare sempre meglio. Per esempio, tu dovessi fare un MC3 da zero, oltre a costarti di più, non verrebbe tanto bene a parità di prezzo come fare MC1, MC2 ed MC3. E soprattutto facendo MC1, MC2, MC3 hai modo di sia avere un fucile che con una modifica abbastanza contenuta di prezzo performa molto bene. E in più che pian piano migliora, perché molte volte non è che hai bisogno di fare un MC3 direttamente, può bastare un MC1, poi fai un MC2, poi fai un MC3. E poi se volete farlo direttamente basta mettere in carrello 1, 2, 3. Esatto. Ogni MC si basa sui componenti dell'MC precedente, è normale, cioè se no facciamo il... e possiamo anche farlo in realtà, che comunque lo facciamo. Il prodotto MC Super dove ci sono tutti quanti dentro e fine lo fate diretto. Mattia Bagnoli, ciao Red, guardando i tuoi video ho iniziato a giocare a software e me ne sono innamorato. Domanda per il fuck, di quali altri sport sei appassionato e se ne pratichi qualcuno? Stessa domanda per War, grazie, siete grandi. Esistono altri sport? Oltre al software, ma è possibile. Io faccio palestra. Ho fatto, non dico palestra perché sarebbe una bugia. Dai, qualcosina abbiamo fatto, Mi piaceva molto baseball. Tra tutti gli sport che ho fatto e che ho fatto diversi, baseball era quello che mi potesse piacere di più. Sì. Si dice le gas. Evener, a tutti nei commenti ho una domanda: quale silenziatore monto su un CM16 Rider? Quello del filtro dell'olio. Vai, se sei giovane, vai nella macchina di tuo padre, se sei grande nella tua, smonti il filtro dell'olio e ce lo monti sopra la pistola. Quanto pare il filtro d'olio sono le stesse. Fede, fuck, ti piace Rainbow Six Siege? Mai provato, ma direi di no a quel che ho visto. L'ho provato e sono pippa. Gabriele Tommasetti. Questo me lo ricordo. Tommasetti non. Io me lo ricordo lui. Ciao Red, una curiosità: come lo vedi il futuro della nostra disciplina? E soprattutto, visto il joule di potenza, quali altre migliorie ci servirà il futuro nelle repliche? Che non ce la posso fare. Il futuro delle repliche se non l'estetica. Grazie e complimentoni. Complimenti in realtà, però complimentoni me lo dico da subito. Secondo me ci sarà una progressiva e continua miglioria delle funzioni elettroniche. Rimpicciolire le cose
cose e farle funzionare sempre meglio, quindi ovviamente a parità di potenza, prestazioni più alte, componenti di maggiori qualità. Sta crescendo comunque il mercato, quindi per forza di cose a un certo punto più gente investirà, più gente farà della roba nuova, arriverà qualcuno che dice: ma perché non facciamo quel fucile in quel modo lì? E verranno fuori i primi fucili che funzionano a benzina. E che è il periodo giusto. Che è il contrario, no? Cioè le macchine diventano elettriche e i fucili, esatto, diventano a benzina. È un periodo un po' strano. Esce poca roba. Secondo me serve quel momento di svolta che cambierà lo standard che c'è adesso, che è diventato un po' ristagnante. Qualcosa sul realismo. Dipende senza sacrificare quanta richiesta c'è lì. Come sempre. L'ultima cosa che faccio riguarda il Joule. Non mi farebbe schifo che in base a raffica, singolo, otturatore e apertura manuale, cioè bolt action, ci siano dei range diversi di potenza. È vero, sarebbe molto bello. Sarebbe molto intelligente, molto bello. Sì. Alesian o Dino? FAC Beretta M9 A3 o Glock 17 Gen 5? M9 A3. M9 A3, così cambiamo. Cioè, lo twist. Sì, Glock 17 Gen 5, ragazzi. M17 Sig Sauer. M17 Sig Sauer, scrivetelo sul calendario. Glock 17 A3. Dario Privitera. Domanda per Red, la più grande figura di merda mentre giocavi a Soft Air. Ti stimo, grazie per i bei contenuti che porti sempre in maniera professionale. Io spero che la persona a cui ho fatto quella cosa stia guardando in questo momento. Era quel periodo in cui avevo preso l'M870 e il fucile a pompa a gas della Marui. Sto giocando in ambiente di CQB e quindi mi sto muovendo all'interno di una specie di casetta. Davanti a me c'è lo spawn nemico, quindi mi aspetto che il nemico arrivi da davanti. Eravamo più o meno a metà partita. Il nemico alle porte. Mi sto muovendo con il pompa, sono pronto a sparare. Vedo qualcuno che si fionda dentro alla porta davanti a me. Io che stavo guardando di lato per controllare che non ci fosse nessuno, vedo con la coda dell'occhio la sagoma, tiro sul fucile e sparo. Mi rendo conto solamente dopo che non solo era un alleato, ma che era letteralmente a questa distanza dal mio fucile. Io con una rosata da 6 colpi, con l'M270 Tokyo Marui, gli ho sparato sul collo. Tra questo non sta guardando per video, è cambiato sport. L'hanno dovuto bendare, cioè gli hanno dovuto bendare il collo perché sanguinava. E lui è stato fenomenale perché ha tirato un bestemmione, ha detto un paio di parolacce, poi dopo mi ha detto: tranquillo, tranquillo, non ho mica detto niente, sono entrato così io a cannone, colpa di entrambi. E niente, non me ne ha avuto, e tanto tanto rispetto per lui e mi dispiace. 98 Deep di nuovo, FAC collab con Rico, e subito sotto Favolino FAC. Ma Rico apparirà ancora su questo canale? Ragazzi, stay tuned. Forse. Biasiedo Racing, FAC, vorrei iniziare a fare soft air, ma il campo è vicino a 100 km da me, ci andrei lo stesso, ma non so come funziona, se posso andare da solo o devo avere un team. Beh, le cose fatte in compagnia sono sicuramente più belle. Provi la bocca. No. E poi le relazioni a distanza possono funzionare. Per quanto riguarda il team o meno, devi sentire il campo. Se ti permette di giocare da freelance, beh, lì ti fai nuovi amici. Se invece è un po' più complessa, magari raggruppare tu qualche persona e andare insieme, anche solo per dividere il viaggio, quelle cose lì, non è male. Yuri Renner, FAC, secondo voi qual è la differenza tra un corvo e una scrivania? Io lo so. È quella come cosa ci fa una gallina sulle strisce pedonali? No, ok, però tu pensa, un corvo e una scrivania, cosa fanno entrambi? Chiudiamo qui, va. Ascanio Poli, FAC, ma quindi qual è il miglior fucile per iniziare? Il CM16 Rider, Ascanio Poli, spero ti venga la poliomielite. Ascanio, spero che ti regalino un CM16 Rider, lo spero con tutto il cuore. Vai e compralo. Usato. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questo incredibile FAC diviso in due parti. Stanno uscendo e arriveranno una marea di video, soprattutto tanti gameplay. Qui da Red e da War è ovviamente tutto. Vi ricordo che siamo al Monopoly Soft Air Shop, il negozio. Siamo a Reggio Emilia, sono passati 2 anni e mezzo. Continuano a chiedersi. Continua a esserci gente che arriva: io lavoro qui sopra, non mi sono accorto che eravate qui e guardo i vostri video da 2 anni. Ragazzi, siamo a Reggio Emilia, se lo chiedete in continuazione, Monopoly Soft Air Shop di Reggio Emilia, in Emilia Romagna. E d'altro canto io vi invito a dare un'occhiata nei nostri commenti, a dare un'occhiata soprattutto ai prodotti, che sono tanti e per il soft air, e a venirci a seguire anche su Instagram, che ci permette di farvi vedere un po' di contenuti particolari, recensioncine, flash. E quindi vi ringrazio nuovamente di essere stati qui con me. Qui da Red è tutto. Qui da War è tutto. E noi ci rivediamo in un prossimo incredibile video. Mi raccomando, stay angry. Ho perso il timing. L'ho cambiata. Ho perso il timing.